Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live e benvenuti ad un nuovo grande appuntamento dedicato a questo magico mondo, come dico sempre, non solo ballo e musica, ma anche storia, cultura, tradizione e spiritualità. Come avete visto sono in esterno, sono in un bellissimo ranch a sottolineare la ricchezza degli eventi, delle manifestazioni dedicate al mondo country di questa estate, in molti dei quali ho avuto l'opportunità e il piacere di essere presente. Per cui vi regalerò videoclip di momenti, di interviste, di coreo, sperando di regalarvi la stessa emozione che ho provato io ad essere presente durante queste manifestazioni. E inizio subito con un nome davvero molto conosciuto che è il Savoniero Country Festival. Ho avuto l'opportunità di presenziare non soltanto alla gustosissima cena, ma anche alla bellissima serata con due grandi gruppi che davvero hanno infervorato il pubblico a corso numeroso. Parlo del Don Diego Trio, al quale mando un bacio che saluto. Don Diego, simpaticissimo, ci ha rilasciato una grande intervista che poi vi proporrò, e al grande gruppo di Mike and the Moonpies, che davvero hanno riscontrato grande interesse e soprattutto grande applauso di pubblico presente. Bravissimi, ma anche di questo ho degli speciali da proporvi. Non mancheranno le nostre coreo con la maestra Marilu Teseo di Italian Country Family e ovviamente la rubrica L'ottava freccia della nostra magica rossa Sara Albanese. Ma partiamo subito con uno speciale che riassume un po' l'emozionante serata al Savoniero Country Festival. Italiano, ma è un gruppo che già per due volte è stato nominato agli Ameripolitan Awards. Luca! Ok,
she has got red bananas. He's in the swamp trapping alligators. So he's stuck here in the swamp, gonna get the boy, but he never come out again. Well, I wonder where the museum chef went to. Here comes Amos. Live by himself in the swamp. Haunted alligator for living. Just knock him in the head with a song. Well, the Louisiana law won't get you, Amos. Ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Now everybody blames this old man for making him mean as a snake. What Amos Moses was a boy, he has been doing you since for alligator baby. Time to look around, his waist and throw a man in the swamp. Alligator baby, Louisiana. Una grande bella serata quella del Savoniero Country Festival, e come vi avevo promesso ai nostri microfoni abbiamo avuto il piacere di avere con noi il simpaticissimo Don Diego prima che ripartisse per la sua tournée. Praticamente, da quello che ho scoperto, è sempre in giro per il mondo, non per l'Italia, e quindi è un grande in bocca al lupo, tanta fortuna a questo gruppo che è davvero effervescente ed energetico. Per tutti voi l'intervista a Don Diego. E per gli amici di Country Live TV, io sono qui con il grande Don Diego del Don Diego Trio. È un piacere averti ascoltato in questa grande serata qui al Savoniero Country Festival. Grazie, è stato per me un piacere tornare in questo festival che ritengo sia essere uno dei pochi baluardi della musica country tradizionale che c'è in Italia, forse anche in Europa. Allora, a parte che avete scaldato il pubblico ed è stata un'innovazione generale, sempre siete bravissimi tutti e tre, non era però prettamente country, lo posso definire più un rockabilly, no? Bah, io quando mi chiedono che musica fai ho sempre difficoltà a definirla. La verità è che questa è musica, l'American music a tutti gli effetti. Dale Watson dice sempre che quello che facciamo noi, lui e tanti altri è Ameripolitan, ossia un mix di musica roots tradizionale però con brani originali, quindi un mix di rockabilly, country, honky tonk, western swing, Bakersfield, un po' di tutto. Tutto di più. Da dove nasce questa passione per questa musica? Perché tu sul palco ti trasformi proprio, sei nato musicista o ti sei svegliato una mattina e hai detto mi piace questa cosa, mi ci butto a pesce? In realtà io non ho mai fatto nient'altro nella mia vita se non suonare, quindi sono veramente a senso unico, musicista. No, faccio questo per mestiere, la musica è la mia passione, il mio lavoro, la mia reale quotidianità. La musica americana mi è sempre piaciuta, mi piacciono tutte le sfumature della musica americana, dal blues nero al country bianco, passando per l'Hilly Billy al folk. Devo dire che mi piace anche studiarne il fattore culturale, il retroscena storico. Sì. La musica è sempre il termometro per una realtà sociale. Oggi come oggi è importante conoscere le realtà sociali. È giusto. Allora, mi hanno detto che oltretutto siete un trio ben nutrito, perché venite ciascuno da una città totalmente lontana dall'altra, e io mi sono chiesta, ma come fate a fare le prove? Non le fate mai, salite in pista e basta, e siete bravissimi, per cui non sbagliate nulla. In realtà noi siamo una band che lavora prettamente in tour, quindi per noi non esiste fare un concerto e poi salutarci e rivederci dopo una settimana. Quando noi si parte si sta fuori un mese e mezzo, quindi inizi facendo lo spettacolo che hai fatto la volta precedente, poi inizi a sfruttare i soundcheck e i viaggi insieme per studiare canzoni nuove, fissare le idee, provarle durante i soundcheck o la mattina in hotel quando ti svegli. Io magari scrivo due o tre parole su un foglio, sul menu della sera prima, e il giorno dopo diventa una canzone. Sì, non c'è una regola fissa, la verità è che vivendo insieme ogni esperienza personale diventa musica, diventa canzone. Ma vi divertite tantissimo sul palco e si vede, vi consiglio di venire a vedere un loro concerto perché davvero hanno una simbiosi incredibile. Il nuovo disco, perché hai fatto due o tre canzoni davvero molto belle dicendo questa l'abbiamo registrata ma sì, facciamola.
Allora, abbiamo fatto l'anno scorso, è uscito un disco che abbiamo, a cui tenevo tantissimo, perché è un disco che abbiamo registrato a Austin, che è la nostra città ideale, il posto dove vorrei andare a vivere. E il disco si chiama Greetings from Austin ed è una fotografia di quel periodo lì, di quel periodo in cui eravamo in tournée in Texas. Quindi quello stato ha influenzato la musica del disco. Il mese a febbraio scorso eravamo in Tennessee. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un progetto che è una specie di tributo, però a modo nostro, al Million Dollar Quartet, quindi Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee, Johnny Cash. Abbiamo registrato 10 canzoni alla Sun Records, completamente dal vivo, come si faceva negli anni 50, tutti insieme, buona la prima, al massimo la seconda. Dalle 6 del pomeriggio alla mezzanotte, chiusi nella stessa stanza, a ridere, a scherzare, a arrabbiarci tra di noi, però è un disco che esce domani per la Goodfellas. Bisogna assolutamente che lo andiate a prendere, perché dovete ascoltare questa magnificenza, perché sono davvero incredibili. Sì, io mi auguro che piace, a me piace, perché ovviamente a me fa un effetto emotivo diverso, mi riporta lì dove ero. Però devo dire che chi l'ha ascoltato ha detto che è un bel lavoro, è un lavoro fresco e è leggero, che è quello che voglio. Allora io ringrazio tantissimo Don Diego di essere stato con noi in questa piccola intervista, ma sono d'accordo con lui che ogni tanto ci manderà qualche piccolo spaccato di dove sono nel mondo per ricordarci appunto la loro grande attività. E che dire, in bocca al lupo per tutto e avanti tutta, keep it count. Grazie, mi hai dato delle bellissime idee per mandarti dei video esilaranti, e già ti anticipo che la nostra vittima sarà il nostro batterista, che là non ci sente, che spesso si addormenta in situazioni improbabili. Lo sveglieremo ogni volta per mandarvi saluti. Aiuto. Grazie, grazie. Prima che ci meno. grazie a te. Ciao ragazzi. Davvero simpaticissimo Don Diego, e attendiamo quindi con davvero tanta curiosità i video che ci manderà relativi al batterista di cui ci raccontava. Devo dire che poi hanno avuto una vita davvero molto articolata, perché subito dopo il Savoniero sono andati a Senigallia all'evento Jamboni Festival, dove ha suonato di fianco a Dale Watson, quindi un grande artista davvero. Ed ora proseguiamo, vi avevo parlato della nostra Magica Rossa, scrittrice, poetessa, la nostra Sara Albanese, che ci racconta questo cammino di spiritualità che ha iniziato grazie a questo grande uomo di medicina che ha avuto opportunità di conoscere sul suo cammino, che è Thakhan Sena. E proprio oggi con lei iniziamo questo percorso insieme, per cui per tutti voi Sara Albanese, l'ottava freccia. Ciao Tiziana e ben ritrovati a tutti. Allora, in questa nuova serie, questa prossima serie di puntate dell'ottava freccia, vorrei parlarvi di una mia esperienza personale in gran parte, che però penso che possa interessare più di qualcuno. Ho avuto infatti recentemente la possibilità, anzi proprio penso di poter dire il privilegio, di incontrare un grande uomo di medicina, uno sciamano, una persona che impronta tutta la sua vita su quello che è l'insegnamento della cultura nativa americana e il recupero di quelle che sono le cerimonie e la spiritualità tradizionale. È abbastanza raro trovare persone di questo tipo, trovarle oggi, trovarle vicino a noi. È ancora più raro avere la possibilità di entrare in contatto con loro, di avere dei colloqui privatamente con loro, di assistere a dei seminari e, cosa che io adesso sto per fare, iniziare un percorso spirituale in prima persona. Noi molto spesso, anche attraverso questa rubrica, attraverso i miei libri, ho parlato della cultura nativa americana come forse di un impianto filosofico, spirituale, bello, interessante, a cui attingere, ma come fosse sempre un qualcosa di altro da noi, no? Adesso io lo sto vivendo e ho intenzione di continuare a viverlo invece come un momento di apprendimento e come un percorso di crescita e un percorso spirituale mio. Molte cose chiaramente sono intime, sono private, alcune cose io penso che possano essere utili e interessanti per tutti quanti, forse magari anche per chi ci ascolta, e quindi voglio condividerle con voi. Allora, partiamo dal parlare sostanzialmente della persona a cui mi sto riferendo. Questa persona si chiama Thakhan Sena, viene riconosciuto appunto con il suo nome Thakhan Sena, ma il nome completo sarebbe Thakhan Sena Miwatani, e appartiene ad
ad una popolazione, sapete che non mi piace mai il termine tribù più di tanto, una popolazione è quella dei Numakaki Mandan, che si trova sostanzialmente nel Nord Dakota. Lui, sebbene fosse nato in Germania, ha avuto la possibilità fin da molto giovane di poter raggiungere il bisnonno, prima o poi il nonno, in Canada, al confine col Canada, e ha vissuto lì molti anni. In questi molti anni lui ha stravolto completamente quelle che erano le sue credenze, il suo stile di vita, ha iniziato a vivere a contatto con la natura, ha conosciuto lo sciamanesimo, ha conosciuto le cerimonie di guarigione, ha conosciuto la meditazione, ha conosciuto la compenetrazione tra l'individuo e l'universo intorno a sé. E è diventato così uomo di medicina, è diventato uomo di medicina e avrebbe anzi voluto continuare a vivere in quel luogo che si confaceva così bene con la spiritualità, in qualche maniera anche l'equilibrio che aveva raggiunto, invece no. Il nonno l'ha ricacciato in Europa e lui comunque si è fatto carico di buon grado di questo impegno, proprio per andare a diffondere quelli che sono gli insegnamenti nativoamericani ad oggi, andando poi a portare a compimento quella che era chiamiamola profezia per chi ci crede, che si andava proprio realizzando in quegli anni. Vi spiego di cosa si tratta. Ci sono alcune popolazioni, molte popolazioni a dire il vero, che sono gli Hopi, gli Cheyenne, in modo particolare i Navajo e naturalmente i Mandan, ma anche altre naturalmente, che credevano, o meglio, hanno creduto per qualche centinaio d'anni ad alcune profezie. Allora, la prima diceva che quando fosse nato il primo cucciolo, okay, di bisonte bianco, le popolazioni nativoamericane avrebbero perso la loro libertà. È nato questo vitello di bisonte bianco nel 1890 ed è stato l'anno simbolico della distruzione delle nazioni nativoamericane, chiuse in riserve, private della loro spiritualità e tutto, è stata la vera caduta della resistenza nativoamericana. La profezia diceva che quando fosse nato un altro vitello di bisonte bianco, i nativi americani avrebbero recuperato la loro libertà. Ed ecco che accade, volete, per coincidenza o meno, io ve la passo in questo modo: nel 1994 nasce questo vitello di bisonte bianco e proprio in quell'anno lì cambiano moltissime politiche che hanno a che vedere con le riserve, che hanno a che vedere con la rivisitazione della cultura nativa americana in genere e addirittura alcuni film di quegli anni rivalutano la cultura nativa americana e improvvisamente c'è questa fioritura, questo ritorno in auge della cultura nativa. E non finisce qui. Terza parte della nostra profezia diceva che quando fossero nati contemporaneamente quattro vitelli di bisonte bianco, ricordiamo un attimo che il bisonte bianco, allora il bisonte bianco è il simbolo nella ruota di medicina del nord, cioè della saggezza, del punto più alto del raggiungimento della maturità e della spiritualità e dell'elevazione da parte dell'individuo. E ricordiamo anche che il bisonte bianco, che è uno spirito femminile, è un'apparizione estremamente sacra, simile alle nostre apparizioni religiose, quindi che ha sempre un valore profetico in qualche modo. Questi quattro bisonti bianchi in quattro punti diversi d'America sono nati appunto nel 2005 contemporaneamente nello stesso anno, una cosa che chiaramente non era assolutamente mai successa prima, e da quel momento in poi le popolazioni native si sono mosse, hanno iniziato a girare, a muoversi anche all'estero, a portare di nuovo alla luce quelli che sono i rituali che vengono recuperati, che vengono nuovamente insegnati. Ed ecco perché il nostro Takansina è stato mandato in Europa e di buon grado, nonostante la sofferenza di lasciare la sua terra, di lasciare il suo nonno e tutto quello che rappresentava la cultura e la natura in quel luogo, lui volentieri si è spostato e tornato in Europa, in un'Europa forse neanche tanto pronta a riceverlo inizialmente perché ci è voluto un po', per insegnare che cosa? Insegnare la ritualità, insegnare i riti di iniziazione, le cerimonie di guarigione per praticarle, i matrimoni indiani, le ricerche della visione, degli animali totemici, i rituali della luna, la danza del sole, le cerimonie della pipa, ruote di medicina, insomma,
tante tante cose, cioè, ne abbiamo molte da dire e da raccontare. Lui insegna ad altri a diventare effettivamente oggi uomini di medicina con tutto quello che significa. E insegna a persone umili come me a magari raggiungere un livello forse di consapevolezza spirituale un pochino più, io voglio sperare, voglio credere, un pochino più elevato, un pochino più vicino a quella che è la natura. Quindi dalla prossima volta incomincerò a raccontarvi un pochino i punti focali degli insegnamenti di Takansina e scopriremo un po' alla volta che cosa sono gli animali di forza e gli animali totemici. A presto, un bacione grande e un saluto a tutti gli amici di Country Live. Grazie davvero Sara Albanese di tutto quello che ci proponi, che condividi con noi. Bellissima questa esperienza, non vedo l'ora che arrivi la prossima puntata. Bene, passiamo dalla nostra magica rossa al nostro corso di line dance e andiamo da Marilu Teseo di Italian Country Family che ci propone il Texas Waltz, così ci insegna a ballare questo bellissimo ballo di coppia su queste canzoni davvero molto melodiche. Quindi diamo la linea a Marilu Teseo di Italian Country Family per il corso di line dance. Another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song. Ciao amici, di nuovo insieme per vedere qualche altro passettino della country line dance. Pensavo di farvi vedere il passo base del valzer e vedremo magari una coreografia su base valzer. Allora, il valzer che noi andremo a vedere è un valzer lento, lo chiamiamo Texas Waltz ed è come base molto semplice. Vediamo di cominciare. Allora, se parto con il piede destro, andando in avanti, dovrò fare questo. 1, 2, 3. Quindi, come vedete, la base è un tre tempi, facendolo di sinistra avanti, 1, 2, 3, indietro stessa cosa, di destro, 1, 2, 3, di sinistro, 1, 2, 3. Ovviamente, come avete visto, ogni passo è consecutivo all'altro, nel senso che se parto 1, 2, 3 di destro, quello successivo sarà ovviamente di sinistro, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un'altra particolarità del passo base del valzer è che le ginocchia devono essere leggermente piegate, quindi non dobbiamo tenere un'impostazione rigida, ma avere questo movimento che va su e giù, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi giro così lo vedete dal dietro. Attenzione. 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questa è la base del valzer. Molto semplice. Quindi adesso l'avete vista. Ripassatevela un po'. In avanti, indietro, indietro ancora. Possiamo anche girare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ripassate bene la base che poi andremo a fare una coreografia. Eccoci nuovamente insieme per spiegare, come avevamo promesso, un ballo di coppia su base valzer. Poiché è un ballo di coppia, ovviamente, ho qua il mio partner e marito DJ Loris. Quindi proveremo a spiegarvi questa così semplice coreografia. È un Texas Waltz, e ne esistono parecchie di coreografie con il tempo di valzer, vi facciamo vedere come noi la balliamo, ok? E direi che inizierei dandovi la schiena, ok? Andiamo a cominciare. Allora, sia l'uomo che la donna cominciano entrambi col piede sinistro, sovrapponendolo al piede destro, quindi 1, 2, 3. Stessa cosa, destro sul sinistro. 1, 2, 3, avanti di sinistro. 1, 2, 3, avanti di destro. 1, 2, 3, indietro di sinistro. 1, 2, 3, indietro di destro. 1, 2, 3. Mi fermo un attimo. Adesso la donna dovrà fare un giro, un rolling vine,
verso la sua sinistra e l'uomo ovviamente la seguirà verso sinistra facendo dei passi che sono prima un passo incrociato e poi un passo incrociato dietro. Proviamo a farvelo vedere, dovrebbe risultare abbastanza chiaro guardarlo. Ok, partiamo dal rolling by della donna, quindi la donna gira verso sinistra e ovviamente ci liberiamo la mano sinistra, ok? 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A questo punto dobbiamo tenere il tempo, sempre tre tempi, sul posto, quindi 1, 2, 3. La stessa cosa che abbiamo fatto adesso la facciamo per tornare indietro verso destra. In questo caso ci lasciamo le mani la mano destra. Quindi rolling by per la donna e passi incrociati per l'uomo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e di nuovo dondoliamo sul posto. 1, 2, 3. Il peso l'abbiamo sul piede destro. A questo punto, portando avanti il sinistro, giriamo di mezzo giro, lasciandoci nuovamente la mano sinistra. 1, 2, 3. Passo indietro di destra per entrambi. 1, 2, 3. Di nuovo giro partendo di sinistro. 1, 2, 3. Di nuovo indietro partendo di destro. 1, 2, 3. Qui il ballo è finito e ricomincia con l'incrocio in avanti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Adesso l'avete visto dal dietro? Ve lo facciamo vedere standovi di fronte, ok? Rifacciamo tutto da capo. Attenzione, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, indietro, 1, 2, 3, indietro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e giro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e giro, 1, 2, 3, indietro, 2, 3 e giro, 1, 2, 3, indietro, 1, 2, 3. Ecco, questa è la coreografia. Spero siate riusciti a seguirla. Comunque adesso la facciamo nuovamente sulla musica, ok? Proviamo con la musica. I got a baby, E ringraziamo anche Mario Luteseo di Italian Country Family per questo bellissimo videoclip sul Texas Waltz. Ora, prima di proseguire in questa grande puntata dedicata al mondo country, vi voglio ricordare che finalmente siamo attivi col nostro streaming. Se voi andate su www.countrylivetv.it, ogni giorno dalle 19 fino alle 2 di notte potrete restare con noi rivivendo emozionanti avventure, perché in questo streaming stiamo trasmettendo tutte le interviste, le puntate che abbiamo fatto dedicate al mondo country. Ci sono gli interventi di Sara, ci sono i corsi di line dance di Marilu, c'è la rubrica di Loris DJ dedicata alla musica country, ovviamente non può mancare la rubrica Il Country Secondo Me di Igor Pasin, quindi davvero potete stare insieme con noi e condividere le emozioni che abbiamo vissuto nel passato, ogni giorno dalle 19 in poi. Country Live TV.
www.alligatorradio.it. È gratuito e non avete bisogno di essere iscritti a nessun social, perché basta davvero su Google fare www.countrylivetv.it. Ed ora proseguiamo nella nostra puntata davvero ricca ed articolata, e siamo con i Valceno Country Dance. È una coreografia davvero molto bella. Devo dire che ho avuto l'opportunità di registrarla qualche anno fa, quando sono intervenuti per Enerjoy, il ballo che unisce, al Misen di Ferrara, e questa è la coreografia dei Valceno Country Dance dedicata a tutti voi da Stefano Civa e Chiara Sgavicchia in testa e tutto il magico staff dietro di loro. Per tutti voi, Valceno Country Dance. E dopo i Valceno Country Dance al Misen di Ferrara, torniamo a parlare di un grande artista. Mi è piaciuto in modo particolare la sua voce così profonda. Avete già capito che parlo di Bo Porter, che ho avuto l'opportunità di incontrare all'Area Feste di Cavriago, Reggio Emilia, in occasione di una grande serata organizzata da Italian Country Family and Friends. E questo è uno spaccato del live della serata, proprio tutto per voi, Bo Porter e Chris Reeve. Hey Chris, do another one. Hey Chris, do another one. Okay. Do another one. Here's another really sad song for you. Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Well, come on, baby, turn around and let me see your pretty blue eyes. Don't you know that I love you
and my corazón is real. Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was the only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Come on, baby, turn around and let me show you how I feel. Don't you know that I love you and my corazón is real? Hey, baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey, baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Well, come on, baby, turn around. Let me show you how I feel. Don't you know that I love you and my corazón is real? Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your only vato. Hey baby, ¿qué pasó? Won't you give me un beso? It's Chris Reed. E dopo il nostro grande Bo Porter siamo addirittura d'arrivo in questa grande puntata dedicata al mondo della musica e del ballo, ma anche della storia, della cultura, della spiritualità e della tradizione. Io ringrazio tutti voi che siete stati con noi, vi aspetto sul nostro canale streaming che è www.countrylivetv.it, ma vi aspetto anche sulla nostra pagina Facebook che è Passi a Suoni, Playa Latina, Country Live Web TV. Un nome lungo, lo so, ma è perché riassume le tre web TV tematiche dedicate al mondo della musica e il ballo a 360 gradi che gestisco. Se volete rivedere anche i vari videoclip andati in onda, potete andare anche sul nostro canale YouTube, che è nome omonimo della pagina Facebook, quindi Passi e Suoni, Playa Latina, Country Live Web TV. E anche lì vi consiglio di iscrivervi perché è gratuito, ma così ogni qualvolta pubblichiamo un video ne sarete messi al corrente, potete gustarvi le numerose puntate andate in onda già di Country Live, sia quelle sul web che quelle trasmesse da questa grande TV amica che ci trasmette. Io vi ringrazio, vi aspetto per il prossimo appuntamento, vi auguro un buon proseguimento di settimana e vi ricordo, come dico sempre, che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Un bacio, ciao! You said-